Danilo Toppetti, amministratore delegato di PAC 2000 Conad, quest'oggi a Gaeta per l'inaugurazione di questa nuova importante struttura, Gaeta, un investimento importante che riqualifica una zona di apertura della città, che darà tanto lavoro e che ci si augura che possa rimettere in moto questa economia dopo anche quest'anno e mezzo di difficoltà. Sì, oggi siamo qua per inaugurare questa splendida realizzazione. È una realizzazione voluta da due soci del territorio che si sono impegnati con tanto lavoro, con tanta passione nel realizzare quella che era il loro sogno. I sogni qualche volta si realizzano col supporto di PAC 2000A, al quale loro aderiscono come cooperativa. Siamo riusciti a realizzare questo bellissimo complesso che è un fiore all'occhiello per tutto il territorio, e Gaeta penso sarà orgogliosa e sarà veramente un patrimonio della stessa città. Angelo Spinosa, socio di Spinfor SRL, che oggi inaugura questa nuova struttura qui a Gaeta, una struttura imponente che darà tanto lavoro, che ci si augura possa rimettere in moto questa economia dopo un anno e mezzo di difficoltà, con tante novità anche dal punto di vista ambientale. Ecco, è un grande investimento che ci si augura possa dare una spinta in più alla città di Gaeta. Diciamo, è un investimento che è partito ben 7 anni fa e diciamo, è stato un sogno che oggi vede la sua realizzazione. Io ricordo sempre quando da Gaeta mi sono spostato al primo negozio e sono andato fuori da Cassino, poi Roma, Ardea, che dove abbiamo altre attività, e anche Formia, sempre col retropensiero di dire prima o poi tornare a Gaeta, di fare qualcosa di importante. Io penso la struttura, anche nella sua bellezza, l'abbiamo realizzata e fatta così come ci piace. All'interno c'è tanta tecnologia, tanto rispetto per l'ambiente, se pensiamo a come la realizzazione di tutto l'impianto di climatizzazione, anche di raffrescamento e anche tutto quello che è il raffreddamento sulla parte frigorifera, perché noi non voglio andare nel tecnico, non usiamo gas refrigeranti ma bensì CO2, quindi ossigeno puro, che insieme a dei pozzi esistenti qua ci permettono un abbattimento anche energetico e quindi il rispetto per l'ambiente. Francoforte, socio di Spinfor SRL, la società che inaugura oggi questa nuova importante struttura per la città di Gaeta, che riqualifica dopo anni di lavoro un'area dismessa della città, che darà posti di lavoro, che si augura possa dare impulso all'economia di questo territorio. Certo, buongiorno, assolutamente sì, è la voglia del cambiamento, questa opportunità che abbiamo avuto attraverso l'amministrazione, tutti coloro che hanno creduto in noi, non ultimo la PAC 2000, hanno permesso di, come vedete sotto i vostri occhi, di realizzare una struttura innanzitutto ecosostenibile. Non so se magari sapete che la riqualifica dei pozzi che stiamo sfruttando per la geotermia, l'abbellimento fatto come onda in legno lamellare, non abbiamo gas all'interno dei nostri impianti frigoriferi, ma la nitrite carbonica, per cui è una miscela che magari fuoriuscisse non ha nessun tipo di inquinamento. Cambiamento sì, perché comunque abbiamo voluto stravolgere un po' quella che è l'idea del supermercato, l'idea della ristorazione, puntando molto sull'innovazione, che poi magari in seguito avrete modo di vedere senza entrare nei dettagli. Devo ringraziare veramente l'intero quartiere che ha avuto in questi 15 mesi la pazienza, diciamo così, di condividere con noi alcune difficoltà magari dovute proprio alla costruzione. Purtroppo la pandemia non ci ha aiutato, perché in solo 15 mesi realizzare una struttura, compreso le opere che ad oggi non si vedono, ma sono le palificazioni, le 270 palificazioni che abbiamo sotto il livello del mare,
hanno fatto sì, insomma, che la loro pazienza insieme alla nostra perseveranza il progetto si portasse a termine. Buongiorno sindaco di Gaeta, quest'oggi è l'inaugurazione di questa nuova importante struttura che riqualifica un po' quest'area della città, dà posti di lavoro e ci si augura possa dare anche un impulso all'economia di questo territorio. Ma io credo che sicuramente già ha dato un impulso importante, ha creato energia, ha creato ottimismo in questa città ma anche in questo quartiere, una struttura ecocompatibile, ecosostenibile che ridisegna lo skyline di questa parte del territorio, dà valore ai nostri edifici, alle nostre attività commerciali e soprattutto rende ancora più decoroso quello che è l'ingresso di questa città. Lo voglio ricordare sempre. Quest'area era come l'area limitrofa, con dei capannoni sgarupati che tra l'altro tra poco verranno buttati giù, si terminerà la riqualificazione di un ingresso di una città che è protagonista nel turismo nazionale, ormai una delle mete più richieste e sicuramente questo centro, questo polo commerciale apre nuove frontiere, frontiere al commercio, quindi Gaeta oramai non è solo turismo, non è solo cultura, ma si apre sicuramente orizzonti nuovi. Vuole essere protagonista anche nel settore commerciale perché ritengo che la crescita di un territorio è la sinergia di tutta una serie di azioni che creano sviluppo economico, benessere e quindi occupazione. Voglio ringraziare i sindacati che hanno creduto in tutta questa iniziativa, gli imprenditori Marco, Franco, Angelo, che hanno contribuito a creare un attrattore sul nostro territorio, quindi un investimento di più di 20 milioni di euro e avere dell'imprenditoria sana, dell'imprenditoria intelligente che investe in un momento critico non è da tutti. Quindi io credo che la città da oggi si apra un nuovo panorama, a nuove prospettive, quindi lasceremo in eredità alla prossima amministrazione sicuramente la possibilità di sviluppare quello che è il settore commercio. Grazie. Grazie a voi.